Buongiorno, oggi siamo qui con Cristiano De Micheli, che saluto per riprendere un discorso iniziato quando qualche anno fa abbiamo parlato del suo libro che si intitolava, correggimi se sbaglio, Quello Oscuro Desiderio, L'Oscuro Esatto. Desiderio, ed era un saggio che riguardava il mostro di Firenze. Era un saggio teorico, nel senso che Cristiano faceva un'analisi basata naturalmente su tutti i fatti, anche sugli unici fatti che secondo lui devono essere presi in considerazione, che sono i famosi 8 delitti, di cui uno dubbio, ma l'ho messo comunque dentro, i famosi 8 delitti del mostro di Firenze, più la lettera di rivendicazione dell'ultimo delitto inviata ad una magistrata con dentro il lembo di un seno di una delle vittime, che secondo Cristiano, di nuovo correggimi se sbaglio, sono ciò cui oggettivamente possiamo fare riferimento, perché sono espressioni di questo personaggio ancora ignoto, o comunque del mostro di Firenze. Sono gli atti attraverso cui si è manifestato, tutto il resto è del tutto aleatorio. E quindi, egli, basandosi su un'analisi di questi elementi considerati oggettivi, era arrivato in quel libro a delineare un profilo non solo psicologico, ma anche situazionale e comportamentale del mostro di Firenze. Ora, nel nuovo, che si intitola Il Narciso Cacciatore, che Cristiano ci farà di nuovo vedere, uscito proprio in questi giorni, Cristiano va oltre, okay, perfeziona anche, aggiunge qualche altro tassello al suo identikit del mostro, ma soprattutto arriva ad individuare una persona che, per corrispondenza a quel profilo, potrebbe essere lui, il vero mostro di Firenze, salvo che naturalmente andrebbero fatte delle indagini più approfondite con i poteri dell'autorità di polizia, dell'autorità giudiziaria, che Cristiano non ha potuto fare, anche se con scrupolo ha cercato di raccogliere, no? degli elementi, tutti gli elementi riguardanti questa persona che possono indicarla come il possibile mostro di Firenze. Io chiederei, per iniziare, a Cristiano una domanda che viene spontanea, sembra quasi scontata, ma forse è opportuno comunque farla. Ora, tutti noi sappiamo che esiste una verità giudiziaria sul mostro di Firenze, esiste una sentenza passata in giudicato che ha condannato i compagni di merende Mario Vanni e Giancarlo Lotti. Implicitamente, anche se dal punto di, non, non, in maniera non formale dal punto di vista giudiziario perché, e processuale, perché morì prima della sentenza definitiva, e implicitamente Pietro Pacciani, come gli autori dei delitti del mostro di Firenze. Rimarrebbero da individuare, però, il famoso secondo livello dei mandanti, su cui non si è fatta ancora nessun tipo di luce. Ora, io vorrei chiedere come prima cosa a Cristiano: evidentemente, come a molti, a te quella sentenza lì dei compagni di merende, pur essendo quella scolpita, no, nella roccia dal punto di vista processuale e giudiziario, non convince per niente. Tanto che, appunto, tu sei stato indotto a ricercare la verità in altre direzioni. Ma che cosa non ti convince in particolare questa sentenza? Allora, beh, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie Rino per avermi invitato. Ora mi fai subito una domanda un po' delicata dal punto di vista politico-diplomatico, però diciamo Ormai che... no, dai, passati tanti anni. Beh, però comunque, sembra, almeno nell'ambiente mostrologico, è sempre un po' la cosa che fa scannare tutti. Comunque diciamo che sostanzialmente...
parte che la procura stessa, implicitamente non sembra essere così tanto convinta, visto che nonostante appunto i vari gradi del processo siano conclusi, in realtà poi le indagini continuano. Quindi, boh, cioè perché continuare delle indagini se il caso è chiuso? Quindi già questo è un pochettino, diciamo che implicitamente, Dice la scritto. scusa, perdono se ti interrompo, dice la scusa che starebbero cercando i mandanti, in realtà, Sì, ma anche poi non ma li avevano. Anche se la non è cosa. vero, perché ti posso assicurare che le indagini della Procura di Firenze, a cui ti riferisci, sempre quella su Giampiero Vigilanti e un'altra che è in corso adesso, innescata Sì. da un esposto dell'avvocato Fioravanti, ti posso assicurare che queste indagini sono per individuare, rivolte ad individuare l'autore di tutti gli 8 delitti, quindi Esatto, sembrerebbe esatto. non riguardare solo i Quindi mandanti. sono sicuramente piste investigative che sembrano contraddire, quantomeno, no? Le conclusioni giudiziarie. Va anche detto della cosa che mi ha sempre sconcertato di più, che non è mai stata portata l'ombra di un movente. So che dal punto di vista giudiziario bastano, diciamo, le prove o le confessioni o quant'altro, non è indispensabile effettivamente un movente, però a livello logico sì. Noi sappiamo che la procura si è mossa, diciamo, in due direzioni diverse. Prima, quando diciamo, perseguiva Pacciani come unico serial killer, poi quando perseguiva i compagni di merende. Secondo, diciamo, due linee di movente, cioè la prima di Pacciani solo era una linea psicopatologica, la seconda era una linea, diciamo, di omicidio su commissione, no? Da cui le varie ricerche dei mandanti. Però non sono mai state portate prove a sostegno né di una natura psicopatologica di Pietro Pacciani, né poi dell'esistenza di questi moventi, perché comunque sono state passate al vaglio decine di persone e questo mandante non è mai uscito, voglio dire. Quindi effettivamente tuttora ci troviamo nella condizione di non conoscere, almeno ufficialmente, i moventi di questi delitti, psicopatologico, politico, alcuni dicono. Appunto su commissione per finalità esoteriche, boh, tutto è possibile, però non è mai emerso nulla. Questo mi sembra abbastanza rilevante perché il movente, cioè il cui bono è la base, diciamo, è la cosa principale, voglio dire, per appurare perché sono stati commessi dei delitti. E quindi diciamo che mi sono un pochettino mosso in questo libro nel tentativo di dare appunto una risposta a questo, cioè perché sono stati commessi questi delitti, partendo dal presupposto che sia stata una persona sola, cosa che, come dicevi tu, la procura oggi sembra anche. Alcuni mettono in dubbio, non Sì. soltanto i magistrati che hanno emesso la sentenza contro i compagni di Merenda. Alcuni dicono che è stato un delitto di gruppo e hanno le sue belle motivazioni. Tu però mi sembra che sei più orientato all'ipotesi del delitto di un dei delitti di un Ma singolo, giusto? Mi sembra più diciamo che coerente. fine prova contraria, sì, nel senso che comunque a parte, cioè, ci sono tutta una serie di obiezioni da fare appunto all'ipotesi di più attori, ecco. Innanzitutto il fatto logico che la presenza di più persone moltiplica la possibilità di rinvenire prove, tracce, avvistamenti, cosa che non è mai avvenuta. Quindi, cioè, se è già strano che una persona sola non abbia mai lasciato vabbè, sì, forse un'impronta, ma non ha, cioè, sembra che volasse, voglio dire, non ha mai lasciato niente, figuriamoci più di una persona. Questo già è una cosa un po' che fa riflettere, insomma. Quindi, questo è un aspetto. Poi, appunto, contro l'ipotesi che ci siano che ci siano stati più attori, c'è anche il fatto che comunque le persone parlano. Un individuo può mantenere il segreto in se stesso, ma più persone. Ora, molto spesso viene citato il fatto che ci sono stati vari casi di delitti seriali ad opera di gruppi, ed è vero. Però è anche vero che quasi sempre
questi casi poi sono stati risolti proprio perché all'interno di questi gruppi nascevano magari comunque dissapori o comunque qualcuno parlava, qualcuno, cioè, quindi era sempre una risoluzione legata proprio alla collettività di queste azioni. Quindi il fatto che nulla di tutto questo sia emerso mi sembra una prova indiretta, prova forse troppo forte, comunque un segnale indiretto che possa essere stata una persona sola. Infine, il motivo secondo me principale, che è puramente, se vogliamo, statistico, però comunque certi tipi di psicopatologie sono veramente difficilmente condivisibili, ecco, cioè, anche perché appunto a livello statistico sono rare. Cioè è difficile trovare comunque una persona che abbia un certo tipo di parafilie che lo inducono a commettere certe azioni. Tanto è difficile trovare una persona che abbia un certo tipo di parafilie. A. B. È difficile trovare una persona con questo tipo di parafilie che passi, diciamo, dalla fantasia all'atto. 3. Che ce ne sia poi più di una che abitino nello stesso luogo, che si conoscano e che decidano di agire insieme. Cioè, mi sembra che si richiedano un po' troppi presupposti, ecco. Fermo restando poi appunto che non è mai stato appurato, cioè trovato nulla, non è mai stato trovato il minimo segno, ecco. Non dimentichiamoci che ancora ancora potrebbe reggere l'idea di un gruppo di balordi, come potevano essere i compagni di merende. Può darsi. Ma che poi questi balordi agissero anche su commissione di persone, di mandanti che li pagavano per ottenere, boh, diciamo, dei trofei da utilizzare in cerimonie o che so io, ecco. Oppure che agissero per fini di destabilizzazione politica e sociale. Possibile, però, possibile che non sia mai emerso nulla, possibile che. Per propensione all'atto puro, alla violenza fine a se stessa, come altri sostengono, no? Dicono Sì, anche questo, però però stiamo sempre appunto, andando. diciamo che secondo me il numero di partecipanti, diretti o indiretti, aumenta proprio geometricamente le possibilità che qualcosa esca, insomma, che qualcosa trapeli. A me sembra che sotto molti aspetti il caso del mostro di Firenze sia in qualche modo accostabile a quello di Jack lo Squartatore, per il quale anche sono state avanzate molte ipotesi, diciamo, fantapolitiche, possiamo dire, tutta la questione diciamo, del complotto reale, in qualche modo, tutte queste cose qua. Sempre su Però, una persona si parla, no? Di una singola sì, persona come beh, persone. poi in alcuni casi pensa anche ci fosse comunque un gruppo che faceva in qualche modo per coprire e o vendicare, insomma, la questione del principe Albert, eccetera, eccetera. Rimane il fatto che sono comunque delitti così idiosincratici. Non è semplicemente sparare una persona, accoltellare una persona, che boh, lo può fare anche, diciamo, un sicario prezzolato. Questi sono delitti così idiosincratici, come quelli di Jack lo Squartatore, che sono stati fatti palesemente per soddisfare una fantasia psicopatologica, insomma. Quindi non lo so, cioè, secondo me tutto questo teorema richiederebbe una tale sovrastruttura, diciamo, qualcuno che organizza un complotto, ma lo fa in modo, lo maschera in modo da farlo apparire un delitti psicopatologici con le tipiche azioni dei delitti psicopatologici. Boh, io sono sempre per la semplicità, ecco, quindi fino a prova contraria io crederò sempre che era una persona sola, che agiva mossa da un movente psicopatologico, che poi vabbè, ho esposto nel libro, negli libri, ma. Sì. È stato chiarissimo, no? È stato molto chiaro. Però in realtà anche tu, lo dico per così in maniera paradossale, però in realtà anche tu, al fatto che il mostro di Firenze fosse più persone, no? Questa teoria in realtà anche nella tua ti avvicini, perché lui, tu quantomeno individui almeno tre diverse facce del mostro di Firenze, tre diverse Sì, fasi comunque ma sì. vuoi spiegarci un po' meglio? Allora, innanzitutto sì, è simpatica questa cosa che dici, nel senso che io effettivamente credo
come dire, alla collegialità di questi delitti, però una collegialità, come dire, riunita in un'unica persona, ecco, quindi in questo senso possiamo parlare di collegialità. Sì, io ho deciso di dividere proprio per chiarezza e per comodità e anche proprio a livello disciplinare tutto questo blocco che viene, secondo me, molto pericolosamente, erroneamente, sempre esaminato per intero. Ho deciso di dividerlo in tre segmenti sostanzialmente, che non sono soltanto, diciamo, delle suddivisioni di comodo, pratiche per. Ma sono proprio delle suddivisioni che rispondono a dei diversi moventi e dei diversi anche momenti psicologici di questa persona. Perché, diciamo, negli anni 70 abbiamo quelli che io chiamo i delitti ritorsivi del predatore sessuale, cioè abbiamo una persona che è un predatore sessuale, poi se eventualmente scendiamo in dettagli, il Beh, non troppo, quale. sennò poi dopo non Sì. vengono più i predatori. Ok, non facciamo troppi spoiler. Questa persona è un predatore sessuale e in qualche modo si vendica, compie delle rappresaglie in qualche modo contro delle donne in condizioni particolari gli si negano. Sì. Fermo subito, perdonami. Tu parli di delitti, però in realtà negli anni 70 lui ne commette uno. Ecco, ne commette uno e ne commette, secondo me, anche un altro, ovvero sia che nel 72, cioè 2 anni prima del, diciamo, primo barra secondo delitto del mostro di Firenze, nel 72 viene uccisa una ragazza, una babysitter di origine centroamericana che viveva a Firenze e viene uccisa peraltro con modalità apparentemente molto dissimili dai delitti del mostro di Firenze. Però viene uccisa, diciamo, apparentemente appunto per i motivi che dicevo, cioè per dei motivi probabilmente ritorsivi da parte di un predatore sessuale deluso. Ed è la stessa, ci sono molti punti in comune proprio a livello metodologico, operativo, con quello che è il primo delitto, possiamo dire, del mostro di Firenze, cioè quello di Stefania Pettini e Pasquale Gentilcore. Ci sono paradossalmente, secondo me, più punti in contatto tra questi due delitti che tra il delitto Pettini Gentilcore e poi la successiva serie degli anni Ottanta. Quindi, per questo io parlo con dubbi. Sì. Per quanto riguarda quello del 68, invece tu lo escludi dalla serie, giusto? Sì, so che appunto farò scontenti molti, nel senso che moltissime, credo la Meno. maggioranza, però credo che la maggioranza dei mostrologi considerino. Allora, questo il discorso 68 dentro fuori comporta il problema cardine degli studi sul mostro di Firenze, cioè se non sono stati gli stessi del 68, com'è possibile che questa pistola abbia viaggiato? Io non credo assolutamente che ci siano stati scambi di pistola, maneggi strani, cioè non penso ci siano stati inquinamenti di prove per cui sono stati inseriti dei reperti balistici artatamente creati per bla bla bla. No, questo no. Io penso che la pistola abbia effettivamente viaggiato, sia passata di mano dal 68 a quello che poi saranno i delitti compiuti da questa persona che è stata conosciuta come Mosso di Firenze. E mi sembra indicativo, molto indicativo a questo proposito, che la pistola, in effetti, quando ricomincia a sparare, non lo fa nel 69, nel 70, nel 71, nel 72, nel 70, lo fa nel 74. Cioè, allora, è importante perché il 12 aprile del 73, cioè un anno prima, e alla Corte di Assise di Perugia si conclude definitivamente l'iter giudiziario appunto del delitto del 68, no? Quindi da quel momento lì in avanti il caso è definitivamente chiuso, Passa in giudicato, insomma. Per passa in giudicato e mancata impugnazione in Cassazione. sì, e per, diciamo, per procedura, diciamo, lo standard. Tutti quelli che sono comunque i reperti, le prove che sono servite nei processi andrebbero distrutte. Quindi è
singolare che la pistola incominci a sparare proprio nel momento in cui teoricamente sarebbe ritornata pulita, perché è chiaro che non esistendo più dei reperti balistici comparativi, certo, chi poteva dire questa pistola credeva il mostro, no? Credeva il mostro, perché poi invece succedeva qualcosa. Credeva al mostro, oppure credeva la persona che l'ha venduta al mostro, o comunque possibile che siano stati anche più passaggi di mano. Questo è veramente un punto, è proprio il nodo principale della vicenda, che cosa è successo a questa pistola. Io ho provato in maniera ovviamente del tutto ipotetica, insomma del tutto arbitraria, a ricostruire un pochettino la strada di questa pistola, dal delitto del 68 a chi è stata affidata, e poi appunto questa persona o è stata derubata o ha deciso appunto di vendere per i motivi che la riteneva ormai pulita, anche perché, come rilevavo nel libro, all'epoca la vendita sotto banco di una pistola poteva fruttare fino, ho scritto qua, non mi ricordo bene la cifra, mi sembra 400.000 lire, che sono all'incirca equivalenti a 4.000 euro di oggi. Quindi una persona che comunque non fosse esattamente in ottime condizioni economiche, però, beh, 4.000 euro sono tre mesi di stipendio, perché no, voglio dire, ecco. Tanto nessuno può risalire a me, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che appunto io ho provato questo, a ricostruire un po' il percorso di questa pistola, anche se mi affretto a dire che appunto è assolutamente un'illazione, perché purtroppo questo è veramente il punto più oscuro di questa collana di punti oscuri, però sicuramente questo è il più oscuro di tutti. È la madre di tutti gli enigmi della storia del mondo. Assolutamente. Comunque, dicevamo della ripartizione in segmenti della, riprendiamo di qua se vuoi, della questione appunto dei vari delitti. Io dicevo, certo, i delitti ritorsivi del predatore sessuale. Poi c'è un lungo intervallo, no? Dal 74 all'81 noi non possiamo dire se questa persona non ha più fatto niente, però sicuramente la pistola non spara più. Poi appunto nel giugno 81 c'è quello che si può considerare il primo vero delitto del mostro di Firenze, cioè il primo delitto della serie del mostro di Firenze. Perché in 74, per quanto attribuibile certamente al mostro di Firenze, non fa parte di una serie né come movente, secondo me, né proprio anche a livello temporale, e neanche tutto sommato a livello operativo, perché manca poi quella, la caratteristica precipua della serie, che è appunto l'escissione del pubblico femminile. Quindi diciamo, la serie degli cosiddetta, proprio la vera, la pura serie del mostro di Firenze, quindi va dall'81 all'85. E io anche qua la divido in due segmenti, perché c'è una importante differenza e di movente e proprio di, come dire, di approccio di questa persona a questi delitti. I primi tre, cioè giugno e ottobre 81 e poi quello di Bacalhau del giugno 82, io li ho definiti delitti transferali dell'assassino delle coppiette. Perché transferali? Perché in qualche modo io credo che siano stati delle ripetizioni, delle riproposizioni, o un tentativo di, in qualche modo di riprodurre in maniera migliore, ecco, il delitto del 74, che possiamo considerare a livello psicologico quasi una specie di scena primaria per questa persona. Quindi lui rivede in qualche modo, le vittime femminili di questi tre delitti non sono considerate come appunto come persone, come potrebbe essere stata considerata la Pettini, qualcuno che l'aveva che l'aveva offeso, che l'aveva ingiuriata al punto da meritare questo tipo di terribile rappresaglia, ma sono ai suoi occhi semplicemente delle copie, ecco, diciamo, dei simulacri di Stefania Pettini, sui quali lui esercita un transfert, cioè vede in esse comunque sostanzialmente delle tante Stefanie Pettini, ok? Per questo li ho chiamati delitti transferali dell'assassino delle coppiette. Assassino delle coppiette, di nuovo, perché assassino delle coppiette? Perché specificamente quello che credo è il movente di questa persona non è soltanto quello di uccidere appunto una ragazza,
è specificamente quello di uccidere una ragazza che non solo l'ha rifiutato, ma l'ha rifiutato perché gli ha preferito qualcun altro. Per cui questo, diciamo, spiega perché la ritorsione, la vendetta, non viene esercitata esclusivamente sulla ragazza, ma sulla coppia, considerata come un unicum. E qua credo che sia difficilmente confutabile il fatto che la vittimologia è estremamente, estremamente caratteristica. Sono tre coppie praticamente identiche per quanto riguarda, diciamo, le caratteristiche, il progetto di vita. Erano tutte coppie che, benché molto giovani, avevano già comunque stabilito un legame forte, serio, adulto, possiamo dire, tanto che avevano tutte e tre già progettato, se non addirittura credo fissato, la data del matrimonio che sarebbe dovuta avvenire di lì a pochi mesi, se non fosse stato appunto, se non fossero stati appunto uccisi. Quindi sono coppie che hanno una caratteristica molto forte. Una caratteristica estremamente forte che in qualche modo potrebbe richiamare nella mente, ovviamente disturbata di questa persona, la situazione di Stefania Pettini e Pasquale Gentilcore, che proprio quella sera del settembre 74 avevano in qualche modo deciso di erano un po' giunti a un bivio, no? Avevano detto qua era una coppia molto diciamo un po' Fluida, ecco. burrascosa, ecco, sì. Quindi avevano in qualche modo deciso quella sera, senti, o ci molliamo o facciamo sul serio, facciamo quel passo in più per, insomma. Quindi in qualche modo quella sera, la persona che diventerà il mostro subisce questa specie di, primaria ferita narcisistica che è quella di essere, cioè che la donna sceglie, la donna da lui in qualche modo concupita, probabilmente anche corteggiata o stalkerata piuttosto, preferisce, gli sceglie qualcun altro. Quindi questi sono i delitti transerali, giugno e ottobre 81 e poi giugno 82. Poi abbiamo un'ultima tranche di delitti, gli ultimi tre delitti, 83, 84, 85, che sono molto diversi, è diversa la vittimologia ed è diversa anche qua l'atteggiamento, l'impostazione dell'assassino. Infatti io li ho chiamati i delitti impersonali del mostro di Firenze. Quindi abbiamo prima il predatore sessuale, poi l'assassino delle coppiette e poi il mostro di Firenze. Perché questo? Perché io credo che a questo punto il movente principale di questa persona non fosse più personale, cioè di vendicare in qualche modo un torto, in maniera diretta o in maniera transferale, ma proprio di, come dire, alimentare questa mitologia sociale, mediatica che appunto si era creata attorno alla sua figura. Quindi questi sono delitti commessi per mantenere viva la fiaccola, la fiamma del mostro di Firenze. Ecco. Ed è per questo che appunto soltanto in questo caso parlo di delitti impersonali del mostro di Firenze. Perché Quindi che qua proprio è sarebbero 80 Giogoli, Giocoli, Vicchio Vicchio e poi e Scopetti. Scopetti. Però c'è una piccola differenza tra i tre, Ci perché sono voi riguardano delle persone straniere che ci sicuramente non sono conosceva quanto se ne sa, mentre esattamente, invece esattamente. quello di Vicchio riguarda due persone locali. Sì, con una interessante, no, hai fatto bene a notare questa cosa perché in effetti l'84 è un anno interessante dal punto di vista di questi delitti, perché in mezzo a questi due delitti totalmente impersonali, in cui il mostro colpisce degli sconosciuti, che sono addirittura stranieri, quindi sono arrivati in Italia da pochi giorni, non può sicuramente aver conosciuto, colpisce di nuovo una coppia italiana, ma lo fa secondo comunque queste, possiamo dire appunto, nuove modalità, nuova impostazione psicologica, che è quella del mostro di Firenze. Ed è curioso che nell'84 in effetti ci avvengano due delitti che sembrano quasi una sorta di remake dei suoi primi delitti. Perché così come negli anni 70 lui aveva ucciso Miriam Escobar,
dicevo appunto la babysitter di cui dicevo prima, e la coppia Pettini Gentilcore, così allo stesso modo nell'84, quasi come se lui cercasse in qualche modo di riscrivere una storia, secondo un nuovo stilema, lui commette un delitto che è quello ai danni di Gabriella Caltabellotta, che è praticamente identico a livello operativo, a livello vittimologico, perfino come zona, diciamo, di abbandono del corpo, ecco, a quello di Miriam Escobar. E poi, pochi mesi dopo, ritorna nel Mugello, dove non era mai più stato, ovviamente in senso criminale, non aveva mai più agito a livello criminale, dal 74, colpendo una coppia molto simile per tanti aspetti a quella appunto che aveva colpito nel 74, una coppia molto giovane, e che viene aggredita con estrema ferocia. Quindi sembra appunto quasi che, così io faccio un paragone nel libro che può sembrare blasfemo, ma lo faccio semplicemente per comprensione, ecco, per aiutare la comprensione. Cioè, così come un artista, in qualche modo, una volta che acquisisce, una volta che padroneggia, crea il proprio stile, ecco, quindi cessa magari di creare opere per imitazione, depastisce, eccetera, ma crea, modella il proprio stile, tante volte può sentire il desiderio di ritornare sui propri passi, nel senso ridipingendo dei soggetti che aveva ritratto quando aveva uno stile più acerbo, una concezione artistica più acerba, e riprodurli in questo stile maturo che ha acquisito. E in qualche modo sembra che la coincidenza di questi due delitti così simili, compiuti nello stesso arco di tempo, fa pensare che sia successo qualcosa di simile nella mente di questa persona, ecco, il desiderio di, così, di ricreare questo tipo Sì, ho capito, il concetto mi è chiaro, ma l'omicidio Cartabellotta però è l'omicidio di una donna da sola, non Sì, c'era il come quello compagno. di Miriam Escobar. Come quello di Miriam Escobar, ci sono tantissimi punti in comune. Entrambe le ragazze erano, diciamo, single, erano comunque abitavano nella stessa zona, nel quartiere di Novoli. Anzi, c'è anche una coincidenza piuttosto strana, nel senso che la fermata del bus dove Gabriella Caltabellotta appunto aspettava l'auto per tornare a casa dal corso professionale che seguiva, si trovò praticamente di fronte alla casa in cui abitava Miriam Escobar. Ci sono delle sottili differenze esecutive nel delitto, perché Miriam Escobar è stata strangolata, mentre dopo un tentativo, perché ci sono dei segni anche di strangolamento, dopo un tentativo di strangolamento invece poi la Caltabellotta è stata uccisa, finita a coltellate. Quindi vabbè. E poi entrambe le ragazze sono state abbandonate praticamente nella stessa via, una via molto lunga, comunque sono nella stessa via, a distanza di circa 1 chilometro l'una dall'altra, abbandonate così, ecco, evidentemente da qualcuno che l'aveva uccisa altrove, probabilmente in macchina o comunque poi l'aveva trasportata con una macchina lì. Ci sono appunto delle somiglianze piuttosto forti, ecco, che sono, secondo me, amplificate dal fatto che poi, poco dopo, il mostro in qualche modo commette una specie di delitto, non posso dire fotocopia, però comunque un delitto con forti affinità con quello del 74, perché in effetti è curioso comunque che non avesse mai frequentato il Mugello prima di allora, perché comunque compie tutti i delitti nella parte, diciamo, nella fascia a sud di Firenze, diciamo, nella zona di Scandicci o ancora più a sud, a parte l'episodio di Calenzano, che comunque, ma non era mai più andato nel Mugello, ed è curioso che ci Rebatte vada. vicino a Vicchio, giusto? Rebatte vicino a Vicchio, no? In linea d'aria sono, bah, non lo so, sarà boh, un chilometro e mezzo, cioè veramente vicinissimo, molto vicino, molto vicino. Quindi insomma, io ho pensato che, almeno mi sembra adeguato questo tipo di struttura, ecco.
Credo che possa aiutare a capire un certo tipo di personalità criminale, anche perché la cosa molto singolare, forse la cosa più singolare del mostro di Firenze, è la scansione dei delitti. Questa scansione così strana, così metodica in qualche modo, perché non dobbiamo dimenticare che nel momento in cui comincia la serie, a parte l'81, poi i delitti avvengono sempre in estate, sistematicamente uno all'anno, cosa che depone a favore di un fortissimo autocontrollo e comunque di una non particolare compulsione. Ecco, era una persona che sapeva evidentemente controllare molto bene o compiva comunque queste azioni quasi a progetto, come dire, no? Quindi insomma, vabbè, poi ora avremo magari modo di approfondire questi temi. Volevo farti una Sì. domanda. Allora, tu dici che c'è una similitudine tra Cartabellotta e come si chiama l'altra Escobar, ragazza? Escobar, Miriam Escobar, Escobar. e quindi poi tra Rebatta e Vicchio, E giusto? Vicchio, sì, esatto. Però ci sono anche delle differenze tra tutti e Ci quattro, sono. e in particolare tra Ci Vicchio. Per esempio, quando sono. in Cartabellotta ed Escobar escissioni non ce ne sono, mentre invece No. a Vicchio ce ne sono molte di più che non a Rebatta. Certo, sì, assolutamente. Ma diciamo che a Rabatta non ci sono assolutamente scissioni, ma in quel momento, come dire, il mostro non era ancora il mostro. Ecco, era semplicemente una persona estremamente infuriata, una persona che non stava chiaramente bene, che era estremamente infuriata e che si è accanita in quella maniera assolutamente selvaggia contro il corpo di Stefania Bettini. Quindi sicuramente da un punto di vista proprio formale non sono paragonabili, però dobbiamo considerare anche appunto quello che dicevo prima, cioè la volontà di ricreare secondo un nuovo stile. È come in qualche modo, se, a me, è la mia impressione ovviamente, è come se in qualche modo nell'84 il mostro volesse essere di nuovo nel 74 a Rabatta, a fare a Stefania Pettini quello che adesso lui sa fare. Prima non lo sapeva fare, non aveva idea di poterlo fare, adesso lo sa fare. Quindi è come se volesse ricreare un set cinematografico, diciamo, per rifare una scena che non è venuta come gli piaceva. Capito. E quindi, vabbè, questo diciamo che abbiamo ripercorso e di nuovo illustrato il tuo identikit, no? Penso che Sì. l'abbiamo chiarito abbastanza a chi ci ascolta. E adesso veniamo al passo successivo, che è un po' il succo del tuo nuovo Sì. libro. Come ti è venuta, qual è stata la scintilla che ti ha portato a seguire la pista di un possibile reale mostro di Firenze? Allora, è stata, come quasi sempre accade, molto casuale. Io sono partito dalle deduzioni che avevo fatto nel primo libro, da questo profilo che avevo tracciato nel primo libro, in cui il tratto, la caratteristica più interessante mi sembrava quella di un possibile coinvolgimento lavorativo del mostro nell'ambito dell'industria dell'abbigliamento, per il fatto che c'erano moltissime vittime che avevano appunto connessioni lavorative di questo tipo. Poi, appunto, per caso, qualche mese dopo aver scritto il libro, mi sono imbattuto in un'intervista anche abbastanza delirante di una persona, una di quelle che ponevano sulla scena del crimine una dozzina di attori, una dozzina di assassini, eccetera. E tra questi citava uno, questo, quello che poi io chiamo Paolo P. nel libro, e citava uno dicendo semplicemente che, vabbè, che gli assegnava un ruolo abbastanza marginale di basista o di qualcosa del genere, però insomma questo Paolo P. era appunto un rappresentante di abbigliamento. Questo ha destato in me una piccola curiosità, perché sostanzialmente era comunque la prima persona tra i sospettati
che effettivamente lavorasse nell'ambito dell'abbigliamento. Quindi ho deciso così, ma proprio a tempo perso, di fare qualche approfondimento su questo Paolo P. Ho cercato un po' qui, un po' trovando molto poco, perché ovviamente è una persona qualunque che è vissuta 40 anni fa, insomma non è facile rintracciare le sue, seguire le sue tracce. Ho trovato qualcosa, e comunque tutto quel poco che ho trovato era effettivamente molto interessante, cioè andava comunque in un certo tipo di direzione. Ecco, ho scoperto per esempio che questa persona non si era mai sposato, ha sempre vissuto con la madre a Prato. Insomma, tante cosette che, ognuna delle quali aumentava la mia curiosità, finché ho deciso di, come dire, fare anche un po' un investimento di tempo e anche di denaro, devo dire, iniziando un'indagine vera e propria con tutti i crismi, cercando di ottenere informazioni su questa persona e risalendo appunto alle sue informazioni personali, lavorative e quant'altro, per vie indirette, burocratiche, e intervistando persone che l'avevano conosciuto, che erano potute entrare in contatto con lui per motivi lavorativi, eccetera. E alla fine è emerso appunto il quadro di una persona che effettivamente potrebbe essere effettivamente il mostro di Firenze. Io uso sempre, sottolineo 13 volte il condizionale, perché comunque non ci sono prove e non è giusto famare in qualche modo, comunque accusare una persona senza prove, ed è questo il motivo per cui non ha messo il suo nome per intero, anche se poi tra mostrologi è il segreto di Pulcinella, però comunque diciamo che mi è Ah, era sembrato già conosciuto corretto. degli astrologi, era già conosciuto Ma costui. sì, sostanzialmente in maniera molto marginale sì, ma per il fatto che era il vero affittuario, cioè la persona a cui l'appartamento e l'affitto era intestato, di via dei Serrali, questo famoso appartamento che sembra essere stato frequentato da Narducci, anche se poi anche lì non c'è la minima prova in merito, ci sono soltanto delle voci, vox populi. Ecco, l'unica cosa certa del discorso di via dei Serrali è il fatto che effettivamente Paolo P., io ho parlato con la figlia del proprietario dell'epoca, mi ha detto che ha chiesto alla segretaria dell'epoca, alla segretaria del padre, che gli ha confermato che appunto questo signore era affittuario di questo appartamento, era un playboy e usava questo appartamento sostanzialmente come piede a terra per portarci le ragazze. Quelle buone e quelle cattive, perché c'è poi un Con le episodio. buone e con le cattive, perché poi infatti c'è una, diciamo, il materiale più ricco, cioè il materiale alla portata di tutti. Più ricco è proprio, sono due rapporti non ufficiali, ufficiosi, diciamo, di questo ispettore Napoleoni di Perugia, che raccoglie la testimonianza di questa ragazza che si chiama Cristina P, diciamo, anche non è, diciamo tutto il nome per intero, la quale appunto asseriva di essere stata violentata da Paolo P proprio in questo appartamento di Via dei Serrali, e contestualmente Paolo P, per minacciarla, per Perché intimidirla, le di aveva Perugia appunto. l'ispettore? Perché era di Perugia l'ispettore? Questo che L'ispettore parla. era di Perugia perché, per una cosa molto semplice, cioè la ragazza, cioè, molto semplice, ma questo poi ha creato anche una complicazione. Ecco, ottima domanda. La ragazza in realtà ha taciuto per un anno questa vicenda, Vabbè, come spesso succede. avviene per vergogna e quant'altro. Ne parla poi con un uomo che frequentava, che era di Perugia, e visto che si era comunque all'indomani del delitto degli Scopeti nell'85, quest'uomo dice: no, caspita, questo tizio, questo violentatore ti ha detto addirittura di essere il mostro di Firenze, devi andare alla polizia. E la porta, essendo lui di Perugia, la porta da un suo conoscente, che era appunto l'ispettore Napoleoni. Dramma vuole, perché questo è veramente un dramma vuole, che nei giorni in cui l'ispettore Napoleoni indaga su questo Paolo P, negli stessi giorni, la stessa settimana, viene anche chiamato per le ricerche del corpo di Narducci nel Trasimeno.
Io credo che è per questo che nella sua fantasia, nella sua immaginazione, comunque nella sua mente, ecco, in qualche modo, cerchiamo di essere neutrali, nella sua mente, le due piste, le due cose vengono sovrapposte. Tant'è vero che poi lui, quando poi negli anni 90 verrà ascoltato, in sede appunto processuale, eccetera, lui farà, una sovrapposizione proprio ponendo non Paolo P, ma Narducci al civico 6 di Via dei Serragli. Quando appunto non, ci sono soltanto le sue parole per asserirla. Ecco. Quindi io credo che sia possibile che in questa convulsa settimana in cui indagava e sulla scomparsa di Narducci e su Paolo P, abbia finito poi per in qualche modo confondere o sovrapporre le due piste, il che ha creato una valanga di complicazioni investigative future. Ed equivoci, probabilmente. Equivoci, equivoci, assolutamente, sì. È una grossissima ambiguità questa e fa parte della grande fortuna in qualche modo che ha avuto Paolo P, sempre ammesso che ovviamente sia colpevole, perché ha avuto tutta una serie di, ha centrato, diciamo, tutta una serie di finestre che gli hanno permesso di passare indenne. Basti pensare anche al fatto che lui, per esempio, Paolo P, dal punto di vista anagrafico e dal punto di vista, diciamo, della fedina penale, del tipo di reati, ecco, era perfettamente inseribile nelle famose liste della SAM, perché appunto si sa che si cercavano persone di una certa fascia anagrafica e persone che avessero dei precedenti per reati sessuali. E Paolo P rientrava perfettamente in entrambi, eppure. Come mai non c'è finito nella lista? Allora, io ho una. Mi sono dato una spiegazione, che può essere giusta come no, ovviamente. La spiegazione che mi sono dato è che Paolo P, durante tutto l'85, mi sembra dal gennaio, l'ho scritto nel libro, non mi ricordo, comunque dal gennaio 85 ai primissimi giorni dell'86, era condannato ai domiciliari. Per cui io penso che comunque persone che appunto fossero in qualche Aveva un modo. alibi, insomma. Esatto. Io penso, temo che non sia stato inserito nelle liste per questo motivo. Peraltro sappiamo che, ahimè, ovviamente i controlli dei domiciliari non è che sono ovviamente quotidiani, assidui. Una persona veramente molto motivata, molto determinata a correre qualsiasi rischio, avrebbe potuto tranquillamente Sono un po' un eludere. colabrodo gli arresti domiciliari, lo Sì, sappiamo, no? però sappiamo purtroppo in Italia come funziona, diciamo, un po' l'impostazione burocratica di molti, non di tutti, ma di molti funzionari. È probabile che appunto abbiano detto Paolo P, no, questo in periodo di scoppetti domiciliari, espulso, niente, non fa parte della lista. È possibile che sia successo qualcosa di questo genere. Questo, se fosse andata così, sarebbe un'altra delle innumerevoli fortune che ha avuto Paolo P. Certo, tu sai che c'è chi dice che quella famosa lista poi in realtà era composta solo dal nome di Pacciani, perché ci si innamorò subito, no, dell'ipotesi Pacciani e si andò in quella direzione trascurando tutto il resto, al di là dell'analisi informatica e l'incrocio dei dati, eccetera, no? Il delitto della Purtroppo, tassinaia, no? Stimolò l'immaginazione di quelli della SAM. in Italia c'è questa abitudine, la deprecava già il compianto avvocato Filastò, c'è questa abitudine di muoversi dal punto di vista investigativo, muoversi un po' a sentimento, cioè a epifania, a ispirazione divina, invece che in base a quello che ai dati. Quindi, ma del resto, se non ricordo male, Vigna stesso racconta proprio con toni epifanici del giorno in cui stavano scartabellando nell'archivio dei faldoni per cercare appunto delitti sessuali vagamente accostabili, del passato vagamente accostabili a quelli del mostro, e un raggio di sole simile a quello che avrebbe colpito, no, il bosso nel giardino di Pace, un raggio di Grazie. sole. Colpisce questo faldone, diciamo, del delitto della tassinaia, e improvvisamente Vigna capisce che. Quindi sono tutte cose fatte a sentimento. Poi chiaramente sono cose raccontate. Ecco, chissà, sappiamo che c'erano dei motivi, delle fortissime, comprensibili pressioni sociali e pressioni politiche perché ovviamente questo assassino venisse assicurato alla giustizia.
Oddio, francamente, con quello che si sapeva allora, con anche, francamente, tutte gli indizi, soprattutto a livello logistico che c'erano su Pacciani, probabilmente io stesso mi sarei mosso su Pacciani, ecco, ma magari non con tutta quella sicurezza, però sicuramente c'erano, al di là del delitto della tassinaria, c'erano un po' di cose interessanti a carico di Pacciani. Purtroppo, come dire, viene anche facile tante volte dare addosso agli inquirenti che hanno lavorato male, eccetera, ma va anche detto che questi qua comunque sono sicuramente, essendo senza un movente logico, sono i delitti più difficili da risolvere. E o imbrocchi subito la strada giusta, o se incominci a prendere scorciatoie, deviazioni, eccetera, c'è il rischio veramente che ti perdi irrimediabilmente, anche perché poi una volta che arrivi in tribunale, poi è difficile tornare indietro. Non a caso poi nel secondo grado di giudizio contro Pacciani, in qualche modo, si è fatto un pochettino come dire, l'errore, no? Cioè, errare umano e perseverare è diabolico, ma si è preferito proseguire battere su quel tasto, invece che dire, vabbè, abbiamo tentato, poteva starci perché era logico, però non è lui, ecco. Invece purtroppo si è preferito insistere con i risultati un po' discutibili che sappiamo. Bene, vuoi dirci qualcos'altro sul tuo libro? Direi che ne abbiamo parlato diffusamente. Io vorrei dire una cosa, cioè io lo invito a leggerlo perché ha una virtù, secondo me, molto importante nei libri, cioè che è molto ben scritto, ma anche molto fluido, nel senso è molto sintetico laddove serve, secondo me. Per cui una lettura che si fa tutto d'un fiato, devo dire. Quindi Ti lo ringrazio. rende un libro piacevole, Ti come ringrazio. l'altro. Io ho cercato di non ripetermi. Ecco, io, se c'è un difetto classico che possiamo attribuire ai libri sul Mostro di Firenze, è che in genere i quattro quinti del libro sono la descrizione dei delitti, che abbiamo già letto in tutte le salse. Poi, tra l'altro, le fonti sono sempre quelle, quindi voglio dire, si tratta sempre, cioè, di libri quasi intercambiabili, tranne poi quelle 20 pagine finali in cui l'autore generalmente espone la sua teoria. Quindi diciamo che ho cercato un pochettino di risparmiare al lettore questo tormento, dando appunto una visione, insomma, una lettura un po' più rapida, un pochettino più articolata della faccenda, senza andare molto descrittivamente, molto documentariamente. No, Cosa la posso tecnica è chiara. dire? Per concludere, mi hai chiesto qualcosa per concludere. Io ripeto e vorrei ricordare a tutti quelli appunto che leggeranno il libro che io non formulo un'accusa esplicita perché non ho i mezzi. Non ho i mezzi investigativi per appurare questa cosa. Io mi limito a dire, signori, abbiamo additato tante persone che potenzialmente potrebbero esserlo. Questa persona non è mai stata indicata e secondo me ha i numeri per esserlo. Merita, se fosse un merito, di essere inserito nella lista degli indagabili. Poi che lo sia o no, non spetta a me dirlo. Però mi è sembrato giusto, come dire, colmare quella che credo sia una lacuna, ecco. Ci sono, io, come dire, ho comunque come tutti una hit parade di sospetti, ecco. Ce ne sono due o tre che stanno in cima all'albero dei sospetti, secondo me, e Paolo P. è uno di questi, a mio parere. Con un piccolo problema, però, che in realtà lui non è indagabile. Diciamo che poi qua abbiamo sempre, sì, perché è morto nel 2016, mi sembra. Abbiamo un doppio binario, come sempre, cioè, come dire, la giustizia, la verità giudiziaria e la verità storica. Ecco, io chiaramente Questo assolutamente, certo. io miro alla Punto di verità vista, sono d'accordo. storica, ecco, la verità Certo. giudiziaria insomma, è quella che è. Qualsiasi procedimento cadrebbe per, come si dice,
morte del re o avvenuta morte del re o dell'indagato, insomma. Quindi, Però credo però. comunque dal punto di vista storico e anche comunque per quelle persone che sono state colpite direttamente negli affetti e no, quelle famiglie sono state anche talvolta distrutte da questa vicenda, penso che finalmente mettere un punto fermo, trovare comunque la verità, sarebbe veramente qualcosa di utile, ecco, utile per tutti quanti, ecco, non è soltanto un gioco enigmistico, cosa che in cui risiede ovviamente molta parte del fascino della vicenda, del motivo per cui noi ci cimentiamo anche in questa cosa, però c'è anche comunque un motivo etico sostanzialmente, cioè il fatto che non è giusto che sostanzialmente non si sappia ancora a distanza di mezzo secolo che cosa è successo e soprattutto perché è successo, cioè mia figlia o mia sorella, mia cugina, perché è morta? Chi l'ha uccisa? Perché l'ha voluta uccidere? Queste sono risposte che credo dovremmo cercare di dare. Assolutamente. Tra l'altro c'è anche un altro aspetto, che ci sono anche parenti di qualcuno che è stato condannato e che magari avrebbero piacere che Assolutamente, fosse riconosciuta l'innocenza, no? Sto assolutamente, assolutamente parlando sì. dei parenti, soprattutto dei parenti di Mario Vanni, che ci sono, quelli di Lotti no, perché pare che non ne avesse, ma ci sono dei parenti di Assolutamente Vanni sì. che pare anche che siano interessati, no? Che venga riabilitato giustamente il loro parente, perché è morto con appiccicata la nomea, lo Una bruttissima stigma, stigma. la stigma Certo, certo, certo. di essere il mostro di Firenze, per cui assolutamente. Dal punto di vista storico non ci sono dubbi. Ma magari forse gli inquirenti potrebbero magari spiegare, se possono, perché non si è mai proceduto ad indagare su questo soggetto, che è morto, tu dicevi, negli anni 2000, quindi ce ne sarebbe Sì, stato tutto il sì. tempo. Giusto, negli Ma anni io 2000, spero credo. che così, magari di mettere la pulce nell'orecchio di qualcuno con questo libro, spero che comunque, ora mi attiverò comunque anche chiaramente per dargli un certo tipo di risalto, per presentarlo, per portarlo un po' dappertutto, spero che questo possa, se non altro, indurre in qualcuno il desiderio di approfondire un pochettino la questione. Anche soltanto per essere smentito, perché sarebbe anche un sollievo essere smentiti, cioè se io comunque potessi ricevere la decisiva, convincente, Non c'entra niente, conclusione, meglio così, no? va Cioè. bene, meglio così, però saperlo, diamine. Credo che dal punto di vista processuale sia però possibile non indagare su di lui, ovviamente no, perché, ma diciamo aprire un procedimento di revisione per dimostrare l'innocenza di altri che passa attraverso la sua colpevolezza non come condannabilità, ma Sì. come accertamento di un fatto che è favorevole al riconoscimento dell'innocenza altrui. Penso che questo si possa ancora Beh, fare, credo, no? sarebbe auspicabile per i motivi che Se diciamo, uno che è in galera, dicevi. per esempio, se uno è in galera perché qualcun altro in realtà è l'assassino e questo in realtà muore, però si dimostra che l'assassino era lui, cioè questo non significa che non si può fare niente. L'altro può essere fatto scarcerare, può essere scarcerato, convertito per innocenza, credo, Certo. perché comunque una prova, al di là del fatto che è una prova della sua innocenza, non tanto della colpevolezza dell'altro. Ci confermeranno o smentiranno i legali quando pubblicherai l'intervista, ci diranno se è possibile oppure no. Anzi, invitiamo a dircelo. Magari nell'intervista sottolineerò questo aspetto, no? Proprio per evitare che qualcuno dica, ma tanto è morto, non si può fare niente. No, è morto, ma un momento, se lui è colpevole, qualcun altro è È innocente, innocente, no? certo. Quindi i suoi parenti, anche se lui è morto, hanno un interesse alla sua riabilitazione. La riabilitazione può avvenire comunque, non credo Sì. che uno deve essere necessariamente in vita. Va bene, Cristiano, io ti ringrazio, è stata una Grazie a te. bellissima chiacchierata. Vogliamo far rivedere ancora una volta la copertina del libro e dare qualche informazione su come può essere, su dove può essere acquistato, come. C'è anche la Allora, versione c'è ebook.
Sì, c'è anche la versione ebook. C'è stato qualche piccolissimo problema di distributore perché doveva uscire il 29 febbraio, poi il distributore ha ritardato a mandarlo ad Amazon e in altre librerie, quindi su Amazon è di nuovo disponibile, cioè è finalmente disponibile il cartaceo. In libreria sta arrivando a ondate, comunque diciamo che entro il 14 di marzo mi è stato assicurato che dovrebbe essere ovunque disponibile il cartaceo, mentre ovviamente l'ebook lo è sempre stato disponibile. Benissimo. Allora ci salutiamo e magari alla prossima, perché può darsi che questa, no, questa tua provocazione, chiamiamo così, questa tua provocazione meditata, ragionata, abbia un seguito. Lo meriterebbe, Chissà. perché hai portato talmente tanti elementi che forse valeva la pena di togliersi almeno il dubbio, no? Che possa essere lui Certo. questo personaggio, il morto di Firenze. Va Va bene, bene. allora salutiamo tutti. Ciao a tutti, Ciao. ciao, ciao Rino, grazie.